mo, zajedno, ovu noć da se smejemo, jer ako mogu ja, što ne biti, kad je najgore. Buongiorno a tutti, nel video quello di libri di settembre mi ero dimenticata di parlarvi di un libro, di cui vi parlerò adesso. Visto che ci sono, vi parlerò e vi mostrerò due libri che ho già letto fino ad adesso, a ottobre. Allora, quello che ho riletto a settembre è stato Cacciatori di vampiri di Colin Gleason, edito dalla Newton Compton. Questo libro ce l'avevo già in casa, l'avevo già letto e già mi era piaciuto, e ho deciso così di rileggerlo. L'ambientazione, allora, parlando della trama, l'ambientazione è quella della Londra del 1800, e la protagonista si chiama Victoria Gardella. I Gardella sono da generazioni dei cacciatori di vampiri. Una volta che il ragazzo, o la ragazza in questo caso, compie 18 anni, gli viene spiegato il destino, diciamo, della persona di questa famiglia, cioè quello di essere appunto cacciatori di vampiri. Il ragazzo o la ragazza può decidere se accettare o rifiutare. Nel caso rifiuti, gli verrà modificata la memoria e gli verrà cancellata l'esistenza dei vampiri. Se invece, come nel caso di Victoria, si accetta, si verrà distratti a uccidere i vampiri. Victoria verrà addestrata per questo compito dalla sua prozia e da un amico di sua zia. Ci sarà poi un altro amico di sua zia, che anche lui cacciatore di vampiri, con cui Victoria avrà un po' di battibecchi, delle cose, però poi andranno d'accordo. Però questa non è l'unica difficoltà che Victoria deve affrontare, perché facendo parte di una famiglia bene dell'epoca, doveva essere presentata alla società, partecipare in balli, cose varie, quindi dovrà dimenarsi tra gli impegni della società e appunto cacciare i vampiri. Nonostante tutto, si fidanzerà e si sposerà con un marchese, però non ha calcolato bene i pro e i contro, diciamo, perché poi suo marito lo amerà talmente tanto che la seguirà e la vorrà proteggere poi in due diverse occasioni. La seconda volta però andrà male, perché verrà trasformato anche lui in un vampiro. E questo è il primo libro di una saga che poi va avanti. Io ho letto soltanto questo, però mi è piaciuto. Gli altri libri che ho letto per adesso all'inizio di ottobre sono... Avevano spento anche la luce, non so se si vede, di Ruta Sepetys, credo che si dica. E Ovunque sarai di Olga Watkins, una roba del genere. Allora, di questi due libri qua, Avevano spento anche la luna, Ovunque sarai, cioè dire che sono libri spettacolari, ma tristissimi dir poco. Sono veramente dei libri stupendi. Allora, partendo da Avevano spento anche la luna. La protagonista vive in Lituania e vive con i genitori e il fratellino. Del padre poi ad un certo punto non saprà più niente, lo rincontrerà tempo dopo, e una notte, nel bel mezzo della notte, li va a prendere a casa la polizia segreta. E, oltre ad andare a prendere loro, andranno a prendere altre persone e affronteranno tutto un viaggio in un treno merci, cioè si parte in un treno merci con altre persone, e si racconterà appunto il viaggio dalla Lituania fino alla Siberia, in Russia. E verranno portati in un campo di, diciamo, oggi non mi vengono in mente i termini, in una confederazione agricola, diciamo, in cui loro dovranno lavorare, saranno sorvegliati, cose, dovranno lavorare molto duramente. E alcuni di loro verranno poi trasportati fino in un'isola nel bel mezzo del nulla, del ghiaccio soltanto. Nonostante tutto, e nonostante il fatto che la madre poi muoia, lei e i fratelli non riescono a salvarsi, e poi, una volta finita la guerra, si sposerà poi con
Lei si sposerà poi con un suo amico che ha conosciuto durante il viaggio fino in Siberia. Come appunto ho accennato così, è un libro tristissimo ma che merita veramente. Perché racconta appunto il coraggio di questa ragazza che non si è lasciata abbattere da nulla. Però, tra l'altro, avevano spento anche l'olona e questo qua è veramente una cosa pazzesca. Non so come definirlo. Allora, la protagonista è questa Olga, che vive in Croazia durante la seconda. Inizia prima della seconda guerra mondiale e poi si evolve durante la seconda guerra mondiale. Lei vive a qualche chilometro da Zagabria, la capitale della Croazia, con i genitori. Allora, il padre è uno freddo, distaccato, insomma, un po' così. Invece la madre è molto più affettuosa, più tenera. Poi quando lei è piccola, il padre l'abbandona e va a vivere a Zagabria. Poi, 6 anni dopo, la madre muore, lei è costretta ad andare a vivere dal padre e dalla sua nuova compagna a Zagabria. Diciamo, la matrigna di Olga è un'ebrea ungherese e con la matrigna non lega assolutamente, perché anche lei è molto fredda, molto per le sue, diciamo, sulle sue. Legherà però con, diciamo, la zia, la sorella della sua matrigna, e passerà gran parte del tempo con lei. Essendo che la famiglia della matrigna ungherese, loro frequentano una specie di centro frequentano un punto di ritrovo per ungheresi. Ed è proprio lì che farà amicizia con un'altra ragazza, ed è proprio in questo punto di ritrovo che legherà con un funzionario dell'ambasciata ungherese, e lui diventerà presto un amico della famiglia, e la matrigna poi ad un certo punto gli chiede un favore di andare a trovare una sua parente in un'altra città. E lui accetta, dice che però per dare meno nell'occhio ha bisogno che Olga si finga sua moglie. Lui le procura dei documenti falsi, iniziano così ad andare a trovare questa parente della sua matrigna, iniziano a parlare, insomma, a frequentarsi anche poi al di fuori di queste uscite. E lui però viene poi richiamato in Ungheria varie volte. L'ultima volta viene trattenuto più del normale. E telefona quindi a casa di Olga e avvisa che dovrà trattenersi. Richiama poi qualche giorno dopo, dice che non ha ancora risolto e chiede al padre di Olga di poterla sposare una volta che lui tornerà a Zagabria. Lui però non torna. Lei, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, cosa fa? Decide di andare a Budapest. Una volta dalla sorella del suo promesso sposo, scopre che è stato incarcerato. Ma anzi, prima di arrivare a Budapest, si ferma a Osijek, lavora lì. Osijek è una cittadina sul confine della Croazia. Sta lì, lavora lì, riesce a passare illegalmente in Ungheria perché non ha i documenti. Una volta a Budapest riesce a sapere che è stato incarcerato, ma non riesce a trovarlo. Insomma, viene incarcerato 3 volte. Si fa più di 3.000 km, viaggia legalmente, rischia tutti i giorni, patisce la fame, deve dormire in mezzo alle mucche, cioè riesce persino a farsi assumere a Dachau, al campo di concentramento, dove poi scopre che lui da lì se n'è già andato, l'hanno già portato in un altro campo, cioè il tutto, poi si ritrovano, lui in punto di morte, riesce a sopravvivere, si sposano a Norimberga, mi sembra, all'ufficio anagrafe. Vanno poi a vivere a Budapest, si risposano perché poi servivano per i documenti a lei. Poi un giorno, non mi ricordo se le arriva una lettera o una telefonata, non mi ricordo, comunque da parte della sua matrigna, che le avvisa che suo padre sta molto male, di andare a Zagabria. Lei, nonostante non abbia più rapporti con loro da anni, va comunque
E la sua idea è quella di stare giusto il tempo necessario, deve però fermarsi più del dovuto. A quel punto però vengono chiuse le frontiere tra Jugoslavia e Ungheria e lei non può più tornare in Ungheria dal marito. Allora, per chi vuole andare, cioè non vuole sapere come va a finire, il video è finito qui, anzi lo ringrazio di aver seguito il video, alla prossima. Invece, anzi, un attimo, il finale non mi è piaciuto, quindi anche per chi non, per chi volesse solo sapere perché non mi piace, ascolti. Comunque, chiusa parentesi, allora. Comunque, lei non può più tornare in Ungheria. Cioè, uno si aspetta dopo tutto quello che ha passato che trovi un qualche modo per tornare in Ungheria dal marito. Invece, no, lei cosa fa? Adesso non mi viene in mente il termine. Comunque, c'è la possibilità di sposarsi tramite lettera, adesso non mi viene in mente il termine. Lei fa la stessa cosa però al contrario, cioè divorzia tramite lettera. Adesso non mi viene in mente come si chiama questa cosa. Comunque divorzia, rimane lì a Zagabria, poi si trasferisce a Londra, dove rimane poi alla fine, poi lì. E qualche tempo dopo che lei si è trasferita a Londra, lì conoscerà il suo futuro marito. Non è piaciuta questa cosa. Poi loro si rincontra, lei e il ragazzo ungherese col quale era stata sposata si rincontreranno quasi 40 anni dopo, sempre a Londra. Cioè, dopo tutto quello che ha passato, che dopo tutto quello che ha fatto per potersi sposare con lui, lei cosa fa? All'ennesima difficoltà, all'ennesimo ostacolo, divorzia. E si sposa più un altro. Cioè, era riuscita a viaggiare legalmente non so quante volte, a passare la frontiera senza documenti né niente, non so quante volte. Alla fine, cioè, poteva benissimo trovare il modo. E lei che non ha voluto. Cioè, io mi aspettavo che comunque riuscisse a trovare il modo. O che comunque, una volta che si erano sposati, che erano in Ungheria, boh, vivessero felici e contenti. Invece, no. Ma perché? Cioè, non ha senso il suo finale. Boh, il libro mi è piaciuto un casino. Uno dei più belli che ho letto, però sul finale mi è proprio scaduto. Cioè, perché poi dice che appunto questo ragazzo ungherese, poi anche lui si era risposato anni dopo, però era rimasto vedovo poi e non si era più risposato. Cioè, non mi è piaciuta questa cosa. Credo di aver, che ormai abbiate capito che non mi è piaciuto. Comunque, parte questo, spero che, insomma, ve li consiglio in particolare, cioè anche Cacciatori di Vampiri vi consiglio, ma in particolare questi due. Soprattutto questo qua. Boh, per il momento è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, un bacione!